Si possono smaltire i rifiuti senza inquinare falde acquifere, far respirare diossina, sporcare l'aria, far protestare intere popolazioni? Alle domande che arrovellano tanti amministratori pubblici e che non fanno dormire sonni tranquilli ai commissari per l'emergenza rifiuti, sembra poter rispondere questo signore e il progetto che ha messo a punto. Lui è Paolo Plesce e lavora al CNR. La sua creatura trae il nome dalla mitologia, si chiama Thor, ma in realtà è un acronimo che tradotto dall'inglese suona come riciclaggio completo dei rifiuti domestici. Thor è una tecnologia innovativa che serve per raffinare i rifiuti. Quindi arrivare a separare tutte le materie prime contenute all'interno di un rifiuto e alla fine produrre un combustibile pulito, cioè una sostanza che può essere bruciata da qualsiasi sistema termico senza avere problemi di emissione di diossine o ceneri con metalli. Qui siamo nelle campagne di Torrenova, provincia di Messina, dove il CNR e l'Assing, una società specializzata, hanno messo a punto un prototipo la cui sperimentazione si concluderà entro l'anno. Questi sono gli obiettivi che ci siamo posti e i risultati finora ci dicono che stiamo sulla retta via da un punto di vista di tempi. L'impianto, che funziona con un processo meccanochimico, non brucia le immondizie, ma le separa e le riduce in particelle microscopiche da utilizzare come combustibile. È di piccole dimensioni, può essere perfino montato su mezzi di trasporto, si accende solo quando si deve usare e si autoalimenta. Insomma, l'uovo di Colombo.